Ventesimo turno di Serie A 2. Aquila Molfetta e Giovinazzo cercano il riscatto in uno dei derby più sentiti della nostra regione. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio e benvenuti al Pallapoli da Davide Menolascina. E c'è il gol del Molfetta. Di Benedetto sblocca la partita. 1:14 sul cronometro. Al primo tiro in porta passa avanti la formazione di mister Giampiero Orecchia. Parte Ortiz. Cerca Di Benedetto! Doppietta in 4 minuti, 2-0, Aquila Molfetta, la firma è ancora di Tore Di Benedetto. Di Benedetto per Murlo, può andare solo contro 3, gran giocata di Murlo, punta la porta, calcio al lato di poco. Piscitelli al volo, spacca il palo e poi Murlo intercetta il tiro di Menini. Murlo si va a riprendere la palla di forza, salta netto Silon, c'è Di Benedetto dall'altra parte. Palla per Di Benedetto che sbaglia tutto. Intercetta Ortiz, poi Adami può gestire. Allarga sulla sinistra ancora per Di Benedetto. Buona palla per Ortiz, di prima Adami. Non arriva a chiudere una combinazione che sarebbe stata bellissima. Va da Jander, cerca spazio per il tiro, deviazione di Murlo. E Pellecchi è reattivo a metterla in calcio d'angolo. Palla allontanata, Murlo può provare a ripartire, vince il duello con Menini, supera anche Toma, inarrestabile Murlo, Ortiz ancora da Murlo, 3-0 Molfetta, devastante forza fisica e atletica di Antonio Murlo che fa 3-0. Silon rimessa, palla dentro, a cercare Fermino, palla toccata e non entra incredibilmente il pallone. La soglia di attenzione, dopo un ottimo primo tempo, Ortiz ruba, palla sulla tre quarti, può puntare alla porta, Ortiz ancora, alza lo scavetto, palo interno. Ancora Ortiz, stavolta da Di Benedetto, calcia male, arriva Ortiz di testa, la tocca quel tanto che basta, stavolta è tutto buono, stavolta è gol. Ha segnato il capitano, 4-0 a quella Molfetta con la firma di Cristian Ortiz. Come invece Jander che ha recuperato palla, Ortiz ancora un grande anticipo, non passa però su Fermino, c'è Silon largo, riceve Silon al rimorchio Jander sul secondo palo, arriva la correzione di Fermino, si sblocca Giovinazzo, 4-1 con ancora 8:40, prova a riaprire la partita la squadra ospite. Piscitelli dentro, palla verso la porta allontanata, poi Silon accorcia ancora, la partita non è finita, Junior Silon fa 4-2, il Giovinazzo si rimette in corsa, un'occhiata in mezzo e poi trova Jander tra le linee. Con il sinistro Jander, grandissimo gol, partita ufficialmente riaperta. C'è anche il timbro di Jander, 4-3 al Pallapoli. A destra da Menini, buona la palla per Fermino che stavolta era sulla destra, c'è l'autogol di Ortiz. Tutto nuovamente in parità, il Giovinazzo rimonta 4 reti e ci sono ancora 4:47 da giocare. Continua a giocarsela in questo modo. Ortiz però intercetta la palla, calcio in porta ancora palo. Scarico per Silon, calcio in porta, Fermino non riesce a metterla dentro, incredibile, incredibile. Ortiz e Murlo sul punto di battuta, suolata stavolta per Ortiz che la pizzica, arriva Murlo, la palla rimane lì, Adami! Fallisce il match point a un secondo dal termine. Finisce 4-4 il derby tra Aquila e Molfetta e Giovinazzo.